L'Italia dunque è uno dei paesi più colpiti dalla cattiva qualità dell'aria. E ovviamente si sta cercando di arginare questo fenomeno. Ma negli ultimi mesi, soprattutto nell'area della Val Padana, ma anche in diverse altre zone della penisola, molte città hanno superato spesso i limiti di legge, complice anche una situazione meteo non favorevole alla dispersione delle temute polveri sottili. Nelle nostre città permane una situazione critica per quanto concerne le concentrazioni di PM10, che sarebbe il materiale particolato sospeso con diametro aerodinamico inferiore ai 10 milionesimi di metro. Quali sono le città? Sicuramente tutte le città del bacino padano, ma anche città dell'Italia centrale come Frosinone, che spesso sta in testa alle classifiche per il superamento dei valori limite del PM10. Portami via con te. Frosinone possiamo immaginare che in piccolo rappresenta la condizione della pianura padana, della valle padana, e quindi c'è una scarsa capacità di disperdere gli inquinanti in atmosfera, ma ci sono anche città del sud, nel napoletano, quindi sia Napoli ma anche Benevento, che è un'altra situazione particolare, Avellino e poi Terni, che si trova nella conca ternana, e quindi condizioni di localizzazione simili a quelle di Frosinone, ma anche Palermo. Il 2015 è stato un anno particolarmente sfavorevole per l'inquinamento atmosferico, mentre il 2016 è stato migliore, ma questo è determinato essenzialmente dalle condizioni meteoclimatiche che si sono verificate. Sul medio periodo possiamo dire che però in effetti risulta una tendenza alla diminuzione del PM10 negli anni. In molte giornate dell'anno, con il bel tempo, dall'alto quasi tutta la Val Padana appare coperta da una coltre spessa e grigiastra, non certo confondibile con la nebbia. Ma perché questa enorme spianata è una delle zone d'Europa più critiche per lo smog? Nella nostra zona si verificano, soprattutto nel periodo invernale, estremi fenomeni di quello che si chiama inversione termica, cioè il fatto che in valle si forma uno strato di aria più fredda che stagna e impedisce la normale diffusione in verticale degli inquinanti. Se lo associamo tutto questo alla scarsità di fenomeni di vento in orizzontale, si capisce che i fenomeni di accumulo di inquinamento sono estremamente elevati. Durante il periodo estivo, viceversa, abbiamo una condizione di radiazione solare estremamente elevata, che portano a generare le condizioni di reazioni chimiche che avvengono in atmosfera, catalizzate dalla luce, che portano ad avere nuovi composti. Uno di questi si chiama ozono. Alla parola smog si associa spesso il termine di superamenti. Quando avvengono esattamente? I superamenti si hanno quando superiamo le soglie che sono stabilite dalla legge, in particolare per le polveri sottili e il PM10. Il superamento viene riconosciuto nel momento in cui si supera la concentrazione di 50 microgrammi. I superamenti consentiti nell'arco dell'anno sono 35, e quindi la valutazione complessiva viene fatta alla fine dell'anno. Ma cosa c'è alla base di questi fenomeni? Per quanto riguarda il particolato, quindi le polveri di un certo tipo, sappiamo che i fattori principali sono ad oggi riconnettibili, soprattutto nel periodo invernale, alla combustione della legna, al traffico veicolare, anche ad alcune attività produttive, anche a un trasporto da lunga distanza, quindi ci sono anche materiali provenienti da fuori. Tutte le volte che un combustibile brucia in presenza di ossigeno e azoto che abbiamo in atmosfera, la produzione di ossidi di azoto è esistente. E anche il mondo dell'agricoltura può contribuire all'inquinamento atmosferico. Alcune
sostanze derivanti dall'utilizzo di fertilizzanti piuttosto che dallo spandimento sui terreni agricoli di alcune deiezioni animali che vengono utilizzate in diverse condizioni, può generare lo sviluppo di gas e vapori, ma anche di particelle che poi in atmosfera vanno a contribuire a formare quello smog generale che conosciamo. Nel suo territorio racchiude la capitale Roma, con i suoi milioni di abitanti e un traffico spesso enorme e fuori controllo. E Frosinone, come ricordato, una delle località purtroppo più inquinate della penisola. È la regione Lazio, che oltre alle ormai conosciute centraline fisse di rilevamento dello smog, sono 52, 13 delle quali a Roma, può contare anche su due centraline mobili. Come vengono scelte di volta in volta le zone per effettuare questi controlli? Tendenzialmente privilegiamo le aree dove non ci sono stazioni fisse e i dati che vengono rilevati dalle centraline mobili servono sia per rilevare la misura della qualità dell'aria nel posto dove viene misurata, sia per calibrare la previsione che viene fatta poi a livello regionale con tutti i dati che rileviamo con le nostre centraline. Per fare questo noi dobbiamo garantire la presenza delle centraline per una durata minima che viene spesso ripetuta nell'arco dell'anno per 2, 3, anche 4 volte. In questa centralina noi abbiamo misuratori degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo, misuratori per l'ozono e misuratori per il PM10 e per il PM2,5, quindi misuratori delle polveri sottili. Nelle altre centraline non tutti gli analizzatori sono presenti, in particolar modo il PM2,5 non è presente in tutte. Oltre che da regole certe e leggi efficaci, la lotta allo smog deve partire soprattutto da noi, dai nostri gesti quotidiani. Anche per dare l'esempio a chi, per menefreghismo, pigrizia o piccolo tornaconto, non sembra particolarmente attento all'argomento. Quando si utilizza l'automobile, evitare avere una velocità altalenante, quindi evitare le accelerazioni improvvise, ma cercare di condurre l'automobile con una velocità il più possibile costante. Anche quando per esempio si attende l'autobus alla fermata, per evitare di essere esposti a concentrazioni elevate di inquinanti, se possibile preferire una fermata dell'autobus che sia in una posizione poco trafficata. Per quanto riguarda invece le emissioni da riscaldamento domestico, ebbene si può fare attenzione a monitorare l'efficienza energetica sia del proprio impianto che nella propria abitazione, evitare le perdite di calore, fare manutenzione degli impianti e stare molto attenti all'utilizzo della combustione della biomassa, quindi caminetti, a legna, stufe, a pellet, eccetera, perché queste determinano delle significative emissioni in atmosfera di particolato. Consigli non richiesti a chi prende decisioni operative. Cosa fare subito? Cosa a medio-lungo termine? Insomma, come provare a migliorare l'aria che respiriamo? Per quanto riguarda le prime azioni che si possono fare, per esempio a livello locale, le piste ciclabili, cioè mettiamo in condizione i cittadini di potersi muovere con mezzi poco inquinanti. È necessario comprendere che dobbiamo tutti cambiare mentalità e dobbiamo rispettare delle regole comuni, perché nel rispetto delle regole comuni per limitare l'inquinamento atmosferico abbiamo tutti un vantaggio, noi per primi. Non c'è dubbio che i paesi del centro e nord Europa sono molto più sensibili alla problematica dell'inquinamento atmosferico e sono molto più disponibili a cooperare per ottenere un risultato che dia un beneficio a tutti quanti. Forse c'è una maggiore consapevolezza per quanto riguarda il bene pubblico rispetto al bene privato. Sì, senz'altro.